La Serie A è una frase fatta, forse scontata, è un patrimonio da difendere, soprattutto in una città come Siena. Io non tolgo a nessuno il diritto di critica, perché sarebbe assurdo. Io non tolgo a nessuno il diritto di dire Sannino non va bene, ci vorrebbe Chiesa allenatore o un altro allenatore. Ricordando anche, per esempio, che non andava bene neanche Conte l'anno scorso, cioè l'allenatore che in questo momento guida il campionato e si è dimostrato un allenatore importante. Però ricordo che l'anno scorso era difficile accettare pure Conte per alcuni, quindi non mi meraviglio di niente e do a tutti il diritto di polemica, di critica su formazione e quant'altro. Dico che globalmente questa squadra sta rispondendo, questo allenatore sta rispondendo a quello che abbiamo chiesto. Chiaro che la strada è ancora lunga, è difficile, e questo però non l'abbiamo mai negato. E credo, a parte che sarebbe più logico criticare il mercato e criticare l'allenatore anche dopo il trittico Juve, Roma e Napoli, no? Perché se è sbagliato, era sbagliato anche una settimana fa, se invece è giusto anche adesso. Allora il discorso è comunque di fare l'ultimo accorato appello all'unità di intenti e di cose. Questo non implica che non si può criticare una formazione, un atteggiamento, una partita o qualsiasi cosa, ma oggi è veramente il momento, proprio anche per i motivi che ho annunciato all'inizio del mio discorso, che è veramente il momento di mettere da parte tutto e di dire stiamo uniti al Siena, lottiamo per il Siena e cerchiamo di fare i conti alla fine, perché sono talmente tante le difficoltà, talmente varie, diverse, hanno origini, cioè le difficoltà, che a un certo punto è bene tutti dire facciamo i conti alla fine, per tutti. Perché questo è il momento della unione più piena, del stringersi insieme, del fare le cose per ottenere il meglio, perché altrimenti la salvezza è veramente difficile, ma questo lo dico dall'inizio. E il ricorso all'unità di intenti, l'ho detto dall'inizio, solo un ambiente, l'ho detto anzi l'anno scorso, al primo discorso che ho fatto arrivando a Siena. Se si vince un campionato o ci si salva, che è uguale a vincere un campionato, solamente con l'unità di tutti, fermo restando chiaramente qualsiasi diritto d'opinione, però credo che sia più importante in questo momento essere tutti uniti e lottare, tutti per la propria competenza, perché è un campionato duro, difficile, pieno di insidie. Se leggete oggi le dichiarazioni di Montella, partita della vita anche a Catania, cioè noi siamo sempre la partita della vita. Domenica avremo il Palermo dirà è la prima partita che dobbiamo vincere, dopo a Siena, non è logico, ma è tutto legittimo, tutto motivato, per carità, non è che... Però credo che l'esercizio delle opinioni, dei risultati finali, degli esami finali, sia tutto da rimandare a un momento diverso.